capo onora, raccontaci la tua emozione di questa giornata. Un'emozione perché c'è una rimpatriata di tanti giocatori, tanti colleghi che non vedi da anni, ritrovarsi insieme e vedere che ci siamo ancora è la cosa più importante. Poi un personaggio come Zico, che è un giocatore dei più forti al mondo, è stato un giocatore, soprattutto un anno e lui ha dimostrato tutto il suo valore. Il capo che si è potuto rimanere solo 2 anni, però in 2 anni ha dimostrato di essere veramente il numero uno. Lui, Maradona, è un giocatore più forte. Sono stati gli anni che Udine è stata conosciuta nel mondo tramite lui e poi di conseguenza negli anni. Ma è chiaro, Zico ha fatto conoscere Udine al mondo, che chiaramente parlavano tutti i giornali, il giocatore, tutti i giornali lo volevano intervistare, quindi ne parlavano, perché per Udine è stata una cassa di risonanza incredibile che è stata fatta conoscere tutto il mondo, poi è tornata dopo un po' di anni di declino, è tornato adesso. Raccontaci della cavalcata delle varie promozioni vissuta da te. E la cavalcata dei 2 anni è stata una cosa eccezionale che rimarrà sempre come un fatto proprio incredibile, perché siamo partiti, noi eravamo un gruppo, siamo partiti per Serie C vincere perché eravamo in performance, abbiamo vinto con 9 punti di vantaggio. Però la Serie B siamo partiti per fare il campionato in metà classifica. Quindi esattamente per capirlo, no? Sì, per capire un po'. Una salvezza tranquilla, una cosa. Invece abbiamo cominciato a vincere, abbiamo preso il gusto a vincere e abbiamo vinto. Abbiamo vinto anche il campionato di Serie B, abbiamo vinto l'anno precedente, il torneo anglo italiano, abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. C'era anche la Mitroppa poi quegli anni. 2 anni dopo la vita. Sempre quello che avevamo vinto. Esatto. E dopo l'anno dopo l'ha fatto la Mitroppa, abbiamo vinto quella Mitroppa. Quindi è stata una cosa eccezionale che nella prima carriera sempre roba lì. Giustifica tutta la carriera che fa. Comunque, qual è stata la partenza del Udinese? Perché dopo io mi ricordo gli anni di Purgatorio, della Serie C. Dopo Zico. No, e dopo poi Zico, però insomma, diciamo Udinese siamo ancora qui, come dice Vasco Rossi. Siamo tornati ancora ai livelli che competono al Udinese, forse meriterebbe qualcosa di più, speriamo che riesca a farlo. Buona partita! Grazie, a voi, buona grazie. Parte.